presentare un caso dal titolo Snare and Track Technique, First Case in Italy. Il nostro caso clinico vede un uomo di 88 anni con un pregresso carcinoma prostatico trattato con DURP e terapia ormonale, affetto da diverticolosi del sigma e affetto da emorragia digestiva nel 2020. Il paziente presentava multipli fattori di rischio cardiovascolare. Si ricovera presso l'ospedale San Marco di Catania per episodi di assenza e sudorazioni profuse e esegue una tachencefalo che mostra una vasculopatia cerebrale cronica. Al tempo stesso viene riscontrata un'anemia cronica durante tale ricovero con valori di emoglobina di 9 grammi per decilitro. I colleghi calcolano il CHAD-VASc, il paziente aveva un CHAD-VASc di 5 e una SBLED di 4, quindi un rischio trombotico ed emorragico elevati. In un paziente con un'anemia cronica, un'insufficienza renale cronica, viene deciso di eseguire un'ecografia transesofageo per scongiurare la presenza di formazioni trombotiche in auricola e viene pertanto posta indicazione a chiusura percutanea dell'auricola sinistra, per cui il paziente ci viene trasferito presso il nostro centro. Nella maggior parte dei casi nel nostro centro eseguiamo la procedura per sottoguida ecocardiografica transesofagea. In questo caso particolare, data l'età avanzata del paziente, l'insufficienza renale, i problemi di fattori di rischio, l'anestesista aveva un po' di dubbi sulla sedazione, anche se una semplice sedazione profonda del paziente. Per cui si è deciso per un approccio ancora meno invasivo. Abbiamo deciso quindi di eseguire la procedura in anestesia locale, sotto guida ecocardiografica intracardiaca con sonda ACUNAV, e in particolare in questo caso clinico vogliamo mettere in luce quello che è una tecnica innovativa per portare la sonda ecocardiografica ICE ACUNAV, in questo caso, a sinistra. In particolare abbiamo eseguito un doppio accesso femorale destro. Attraverso il primo accesso femorale è stato introdotto quindi poi quello che è il catetere per eseguire la procedura, mentre nel secondo accesso femorale quindi abbiamo inserito un introduttore da 12 French all'interno del quale abbiamo introdotto la sonda cardiografica ACUNAV e uno snare da 4 French. Che cosa abbiamo fatto? All'interno del cappio dello snare, sostanzialmente a livello della vena femorale, abbiamo fatto passare la guida 0032, utilizzata poi per salire il Malins in atrio destro, e la sonda ecocardiografica ACUNAV. Ci siamo accertati del corretto posizionamento di guida e sonda all'interno del cappio, stringendo sostanzialmente il cappio, e una volta accertato il corretto posizionamento abbiamo nuovamente allendato il cappio dello snare e abbiamo salito tutto il sistema in atrio destro. Una volta giunti in atrio destro abbiamo eseguito una normale puntura transettale sotto guida ecocardiografica intracardiaca con la sonda ACUNAV posizionata chiaramente a destra e abbiamo portato chiaramente la guida in vena polmonare superiore sinistra. Successivamente abbiamo scambiato il Malins con il catetere dedicato, col delivery dedicato a doppia curva in questo caso, e questa è stata una manovra che è servita, diciamo, per allargare quello che è il punto di passaggio della puntura transettale che si è venuto a formare, dato che Malins aveva un fringeggio di 8 French, mentre con il doppia curva un fringeggio di 14 French. Questa manovra serviva per facilitare poi quello che era il passaggio successivo della sonda ACUNAV in atrio sinistro. Successivamente abbiamo ritirato nuovamente il catetere doppia curva in atrio destro e abbiamo eseguito quello che è il passaggio fondamentale di questa tecnica, ovvero abbiamo stretto il nodo e snerato praticamente quello che è la sonda ACUNAV, avvicinato la sonda ACUNAV alla guida super stiff che è posizionata al momento in vena polmonare superiore sinistra. L'intento di questa manovra è quello di riuscire a portare la sonda ACUNAV a sinistra, quindi per eseguire poi la procedura di chiusura dell'auricola, e non come spesso viene fatto magari a tendoni, diciamo così, seguendo quello che è proprio un binario dato dalla presenza della guida super stiff stessa. Da questo nasce il nome della tecnica snare and track, ovvero si esegue lo snare e successivamente track, quindi sta per binario, ovvero la guida super stiff fa da binario alla sonda ACUNAV che si trova, diciamo, accollata. Una volta che la sonda ACUNAV viene posizionata in atrio sinistro, si può portare nuovamente il catetere doppia curva in atrio sinistro per eseguire la procedura normalmente.
La sonda ICE quindi ci servirà per eseguire quelle che sono le misurazioni ecocardiografiche, ci aiutiamo anche con quelle che sono le misurazioni angiografiche dell'osteo. Abbiamo come misurazioni, come osteo, abbiamo ottenuto 18 mm circa, abbiamo scelto quindi come device un Watchman Flex da 24 mm. È stato eseguito un corretto impianto del device, qui ci sono le immagini che mostrano il corretto impianto del device, e questo è il risultato finale. Si mette in mostra come non ci siano appunto leak, ci sia una compressione finale di 19 mm. Quello che vogliamo portare a casa e come messaggio da questo caso clinico è che per noi l'ecocardiogramma transesofageo rimane sicuramente il gold standard per questa procedura, ma l'utilizzo di una sonda ICE ha sicuramente dei vantaggi enormi. Ad esempio, poter eseguire la procedura in anestesia locale, svincolarsi dalla necessità di ecocardiografisti in sala ed anestesisti in sala, e anche una maggiore facilità nell'organizzazione della procedura stessa. Quello che vuole dare come messaggio l'utilizzo di questa tecnica è sostanzialmente che l'utilizzo di questa tecnica facilita il passaggio della sonda intracardiaca a livello dell'atrio sinistro, rendendo la procedura al tempo stesso più facile e sicura e veloce. Grazie.